Ognuno di noi ha un'anima immortale, creata da Dio e redenta da nostro Signore Gesù Cristo con il sacrificio della croce. Per ognuno di noi il Signore ha versato il suo sangue ed è nostro e vostro dovere custodire la vostra anima immortale nella grazia di Dio, seguendo i suoi comandamenti e testimoniando con coraggio la fede, proprio nei momenti in cui essa è minacciata in modo così grave, anche da coloro che attualmente governano la Chiesa e che si sono schierati dalla parte del nemico. Dobbiamo riconoscere che se siamo giunti a questo punto, lo dobbiamo in gran parte alla nostra infedeltà, ad aver lasciato che altri decidessero al posto di Dio cosa è giusto e cosa non lo è, all'aver consentito che in nome della tolleranza si consentisse l'omicidio dei bambini nel ventre materno, l'uccisione dei malati e degli anziani, la degenerazione della morale cristiana e la corruzione dei bambini e dei giovani. Quanto avviene oggi è il frutto avvelenato di decenni di dissoluzione, di ribellione alla legge del Signore, di peccati e di vizi che gridano vendetta al cospetto di Dio. La provvidenza ci mostra come può diventare il mondo quando abbandona la signoria di Gesù Cristo e si pone sotto la schiavitù di Satana. Le mie non sono parole apocalittiche come qualcuno sostiene, ma un severo monito come pastore della Chiesa Cattolica, un monito a tornare a Dio, a riconoscere che dove non regnano Cristo Re e Maria Regina, impera la crudele e spietata tirannide del demonio che promette la fratellanza universale, mentre vuole solo la nostra dannazione. Vorrei fare mie le parole di Giovanni Paolo II che pronunciò all'inizio del suo pontificato nel 1978. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Gesù Cristo è Re e Signore della storia. Nelle sue mani sono le sorti e i destini di ciascuno di noi, degli stati e della Santa Chiesa. Egli non permetterà che soccombiamo dinanzi all'assalto del nemico del genere umano. Ritornate, ritorniamo tutti a Lui, con la fiducia del figlio il prodigo, che chiede umilmente al padre di perdonarlo e riaccoglierlo nella sua casa. Ritorniamo a essere cristiani, fieri della nostra fede e della civiltà che la religione ha edificato nel corso di 2000 anni di storia e di cui la nostra amata patria, l'Italia, ne è stata la culla. Ritorniamo a difendere nell'impegno civile e politico quei valori non negoziabili che oggi vediamo negati e conculcati. Ma soprattutto, vi prego, vi scongiuro, ritorniamo a vivere nella grazia di Dio, a frequentare i sacramenti, a praticare le virtù, ad essere cristiani coerenti con le promesse del battesimo, autentici testimoni di Cristo. E perché questo giorno in cui manifestate pubblicamente e con coraggio la vostra opposizione all'incombente tirannide non rimanga, perché non rimanga sterile e privo di luce soprannaturale, vi invito tutti a recitare con me le parole che il Signore ci ha insegnato. Facciamolo con fervore, con slancio di carità,
invocando la protezione di nostro Signore e della sua Santissima Madre, su noi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra patria e sul mondo intero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.